Buongiorno! Anche se dalla mia faccia non si direbbe che è proprio buono, ma dettagli. Allora, mi sono messa il cerchiettino con il fiocco. Io amo i cerchietti con i fiocchi giganti. Sì, lo so, forse sono da bambina, ma chi se ne frega. Mi sono messa il cerchietto con fiocco perché ho detto sembro meno orrenda così rispetto ad avere i capelli completamente legati, la faccia da chiudo questa mattina, però tentativo fallito. Pazienza, si vedono lo stesso le mie occhiaie, quindi adesso provvederemo a coprire il tutto. Allora, dalla mia faccia struccata potete intuire che questo qui io mi preparo con voi e sappiate che io oggi ho tanta voglia di chiacchierare, infatti devo girare 3 video e ho pochi minuti, però chiacchiereremo lo stesso, quindi mettetevi l'anima in pace, questo video durerà tanto, ne sono già certa, anche se non è ancora iniziato. Allora, in questo video vorrei approfittarne tra le altre cose per farvi vedere la collezione Mistero Barocco di Nevo, o meglio, i pezzi che io ho preso della collezione Mistero Barocco. E quindi, siccome non l'ho ancora provata, nonostante io ce l'abbia da una settimana, dal 3 di novembre, oggi è il 3 era che mi è arrivata, aspetta, sì, il 3, oggi è il 10, quindi ce l'ho da una settimana, oggi è lunedì 10, anche se voi vedrete questo video dopo. Insomma, sto dicendo ciò, aiuto. Ho la collezione da una settimana, non l'ho ancora provata, o meglio, l'ho comprata io, si è capito? Sì, l'ho comprata io. Ho preso 3 pezzi della collezione, ho preso la paletta e le 2 matite, che avrete già visto nel video haul, perché il video haul che girerò dopo andrà in onda prima, quindi l'avete già vista. E quindi volevo provare assieme a voi la palette e una matita, così vediamo un attimino come si comporta. Detto ciò, io inizio a coprirmi le occhiaie, altrimenti faremo questo video solo di introduzione. Quindi iniziamo con il correttore di Catrice, quello Stick, che si è cancellato anche qui il nome, quindi Cover Stick forse si chiama, che è questo qui. E quindi cominciamo col correttore. Questo lo devo finire perché c'è un mozzicone, cioè vedete, è rimasto solo questo. È a fuoco. Ok. E quindi correggiamo le occhiaie. Tra le altre cose, tra l'altro io sono piena di brufoli, vabbè, ma dettagli. Portiamo i capelli indietro. Tra le altre cose vorrei approfittarne per ringraziare tutte quelle che si sono preoccupate per me quando ho detto che dovevo essere operata. Sono stata operata finalmente mercoledì, il 5 di novembre. Tutto ciò ci ricorda un certo film. Fermo. È andato tutto bene per fortuna, quindi nessuna complicazione. Io ho scritto la sera prima su Facebook, ho detto guarda, cioè si sì, guarda, ho detto ci credete che io sto saltellando per casa? Ed è vero, cioè era vero, io stavo saltellando per casa con le cuffie, tranquilla, a ballare mia madre in ansia, cioè tipo con la tachicardia, io mamma tranquilla. Infatti voi pensate che quando io ero in sala operatoria, o meglio nella sala preoperatoria, chiamiamola così, perché allora, vi racconto un po', anche se non lo so quanto mi interessi, però ok. A me hanno portato, cioè mi hanno portato in sala operatoria che erano le 12 meno 10 e mi hanno cominciato a operare all'una, quindi sono stata più di un'ora sveglia, cosciente in sala, diciamo, preoperatoria, no? Per cui mentre ero lì, ho chiesto all'infermiera, visto che c'era un'infermiera che mi faceva da angelo custode, Fit Me di Maybelline, lo metto sopra. Ho detto, guarda, io ero tranquilla e vi giuro, ero tranquilla anche lì nella sala operatoria. Ho detto, fammi un favore, esce, vai a controllare mia madre come sta, perché sicuramente avrò la pressione troppo alta o troppo bassa. Perché mia madre è veramente molto apprensiva quando si tratta di questioni di salute. Quindi ho mandato l'infermiera a controllare mia madre. L'infermiera mi fece, come, io devo controllare te, tu mi mandi a controllare tua madre. Ho detto, sì, vai, io sono tranquilla. E niente, poi insomma l'intervento è durato poco. Dice, che cosa ti sei fatto? Ho tolto un polipo che avevo nell'endometrio, attaccato all'endometrio, che per fortuna era peduncolare, quindi peduncolare si dice, sì, mi sa di sì, quindi è stato facile toglierlo, mi diceva lì la ginecologa, perché se invece non era peduncolare ed era attaccato ad altre parti, insomma era più complicato. Infatti c'era una signora che aveva un problema più grave, insomma di un polipo però dentro un'ovaia, non so dov'è che aveva, ed era molto più problematico l'intervento di questa signora, non perché me l'hanno raccontato a me, ma perché ne parlava la mia ginecologa con l'altra dottoressa mentre io ero lì in sala operatoria, quindi le ho sentite. E nulla, poi praticamente mi hanno fatto l'anestesia totale per fare questo intervento. Io 3 ore che sto rimaginando col pennello, non capisco perché, comunque copriamo i brufoletti sempre con il Fit Me. Dicevo, è durato poco il mio intervento perché mi hanno fatto l'anestesia totale, quindi io mi sono addormentata che erano 1:03, perché avevo l'orologio davanti agli occhi nella sala operatoria, quindi ho visto, sì, sono piena di brufoli, non so perché, dappertutto, cioè dappertutto, ok? E mi hanno risvegliata che erano 1:18, quindi praticamente mi hanno tenuta addormentata un quarto d'ora circa per l'intervento, infatti è stato un intervento semplice, mi dicevano. Non ho avuto nessun problema. Voi pensate che dopo che mi hanno riportato in camera dall'operazione, cioè quella mia mamma tipo no, riposati, sarei stanchissima. Io mi sono alzata e ho detto mamma, devo fare pipì, mi alzo con la flebo attaccata. Non è che mi avevano spiegato che la flebo si chiude quando una si alza, io non lo sapevo, era la prima volta che mi facevano la flebo.
Perciò mi alzo, vado a fare pipì. Quando torno a letto, noto che nel tubicino della flebo. Mi è partito uno sputo, scusate. Che nel tubicino della flebo c'era del sangue. Io. Cioè, guardo tipo. C'è qualcosa che non va. E insomma, praticamente mi sono fatto un'autotrasfusione alla fine. Vabbè, pazienza, niente di grave, non è successo niente. Mi hanno fatto la flebo, mezzo litro di glucosio al 5%. Dopodiché mi hanno detto che me ne potevo andare a casa. Quindi praticamente sono rientrata in camera dalla sala operatoria all'1:30 circa. Alle 4:30 già ero fuori dall'ospedale perché mi hanno ricoverata in day hospital per fare questa cosa. Poi siccome mi sentivo bene me ne sono potuta andare. Ovviamente se stavo male la ginecologa mi ha detto rimani, però stavo bene, me ne sono andata a casa. Che cavolo dovevo fare? Ok, mettiamo un po' di cipri intanto. E quindi nulla, l'intervento è andato bene. Bene. L'unica cosa che mi ha un po' turbata è stata, vabbè, ovviamente il fatto che in sala operatoria non eravamo solo donne, anche se la mia ginecologa era una donna, ma insomma c'erano due infermieri maschi, però pazienza, che c'è da fare. Erano cose che si dovevano fare. Anche perché sto polipo stavo cominciando a darmi problemi da più di un anno, quindi avrei dovuto toglierlo prima tramite l'isteroscopia, poi non è potuto essere per svariati motivi, insomma, poi alla fine abbiamo visto nell'ultima ecografia che era cresciuto questo polipo, quindi tramite esteroscopia non si poteva togliere e me l'ha tolto la ginecologa in sala operatoria, mi ha fatto l'anestesia totale e l'ha tolto. Non ho sentito né dolore né niente né prima né dopo, sebbene l'infermiera mi ha avvisato che avrei potuto sentire un po' di dolori alle ovaie, però nulla, non ho sentito né dolore né niente, quindi se dovete fare questo intervento andate tranquille, cioè non è niente di grave né di pericoloso, questo serve per rassicurare molte ragazze perché da quel che so è un intervento piuttosto comune tra le donne, quindi cioè voi pensate che quando primer di pupa, che quando mi sono operata io avevano prenotate 4 operazioni in sala operatoria, quindi eravamo in 4 a doverci fare un intervento simile comunque, quindi è una cosa abbastanza comune. Ok, la cosa bella è stata che io arrivo in ospedale che erano le 7:30, perché l'infermiera mi fa, dice, cerca di arrivare presto, quindi alle 7:30 mi hanno operata, cioè mi hanno fatto andare in sala operatoria a mezzogiorno. Infatti tutta la mattina io mi ero portata i libri e mi sono messa a studiare in ospedale, cioè questo mi fa capire quanto io fossi ansiosa, no? Mi sono messa proprio a studiare tranquilla, a fare cruciverba, perché a un certo punto non sapevo più che fare, e quindi va bene, insomma. Poi mi aveva detto, c'è un ragnetto, che carino, mi aveva detto, scusate un attimo che dobbiamo uccidere lo spider che mi penzola dallo specchio. Un infermiere, non so chi cavolo era, insomma la mattina arriva e mi fa, dice, signorina, a me, il mio cognome, mi fa, dice, tu sei l'ultima, quindi mettiti l'anima in pace. Eravamo in 4, ho detto benissimo, visto che in sala operatoria tenevano 1:30, me l'avevano già detto, ho detto perfetto, io fino alle 4 praticamente sto qui. Poi invece hanno operato la prima signora e io non me l'aspettavo, stavo facendo un cruciverba, arriva l'infermiera e fa, dice, dai, tocca a te, andiamo. Io, ok, andiamo. Così, così di sorpresa, tipo, vabbè. Allora, la palette della Mistero Barocco di Neve è questa qui, penso che ormai l'avrete vista in 275 video, è bianca e al suo interno contiene 4 cialde di ombretto che sono queste qui. Ci sono un dorato, un rosso, un marrone e un rosa. Non perdo tempo a farvi gli swatches perché ve li faccio vedere, ve li ho già fatti vedere nel video haul, quindi cominciamo. Io comincio con il rosa, questo qui che si chiama Ornament, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, tranne l'angolo interno e l'angolo esterno, adesso vediamo, comunque nell'angolo interno no. E quindi arriva l'infermiera, mi porta il camice di carta, perché mi fa, dice, togliti tutto e mettiti il camice di carta, in sala operatoria non puoi andare vestita, quindi non doveva avere nulla. Se non che l'infermiera arriva col camice, io ero in bagno, perché comunque mi dovevo spogliare, ero in bagno, l'infermiera lì davanti col camice, io, sì, me lo lasci e me lo metto io, e no, ti aiuto io, no, esci, me lo metto da sola, quindi no. E il bello è che mi ha messo anche la cuffia, giustamente sempre di carta, e i calzini di carta, no? Allora gli dicevo all'infermiera, no, me li metto io, lei, no, te li metto io, vabbè, non lo so, non sopporto quando mi devono vestire, preferisco fare le cose da sola. Allora, stavamo scendendo verso la sala operatoria, perché io ero al quarto piano a ginecologia, la sala operatoria è al primo piano in questo ospedale. Cioè, chiamerò questo video, ti racconto il mio intervento praticamente, ok? E praticamente stavo scendendo al primo piano con il letto, con la barella, appunto scendendo al primo piano, se no che l'infermiera si rende conto che avevo lo smalto rosa chiaro. Ora, non è che mi hanno detto non ti mettere lo smalto, quindi io non lo sapevo, per cui 2 giorni prima avevo cambiato lo smalto e avevo messo il rosino chiaro. Ho detto, lo metto il rosa chiaro così non c'è problema per l'intervento. Poi l'infermiera mi fa, no, non puoi tenere lo smalto in sala operatoria. Ho detto, ma perché? È una questione che si scheggia, che magari vanno a finire dei pezzettini da qualche parte e cose. L'infermiera mi spiegava che
non si può avere lo smalto perché l'anestesista deve controllare tramite il colore che assume l'unghia, quindi se diventa viola o gialla deve controllare, diciamo, l'andamento dell'anestesia tramite il colore delle unghie, per questo non si può tenere lo smalto, così lo dico anche a voi se magari come me non lo sapevate. Quindi cerca di trovare un solvente nell'ospedale, non trovava un solvente, c'era un'infermiera che ne aveva uno, aveva un solvente dove c'era pochissimo, me lo mette su una garza, ora le garze sono assorbenti, quindi praticamente se l'ha assorbito la garza non riusciva a togliere lo smalto, quindi oddio, panico, adesso come fanno? Se non che mi portano nella sala preoperatoria, io dovevo stare distesa, invece mi sono messa seduta sulla barella, mi stavo levando lo smalto, quindi questo sempre per il discorso Mari quanto era nervoso, mi stavo levando lo smalto. Tutti gli infermieri che passavano mi facevano, ma tu per caso vuoi scappare? Perché mi sta così, sembra che stai per scappare. Ho detto, no, sinceramente mi sto togliendo lo smalto. Tipo, vabbè. E insomma, questo. Quindi alla fine sono riuscita a toglierlo da tre unghie e l'anestesista, e l'anestesista mi ha detto, dice, va bene così, non ti preoccupare. Cioè, basta che ce ne sia uno libero che io controllo e niente. E quindi nulla. Poi, con un pennello vado a prendere il dorato, lo vado a mettere all'angolo interno dell'occhio. Quanto chiacchiero stamattina. So che non mi interesserà questa cosa, probabilmente chi avrà visto, cioè chi avrà aperto il video per vedere la collezione e sente me parlare di altre cose si sarà già annoiata, però ve l'ho detto, stamattina ero di chiacchiera. Questo dorato mi piace tantissimo. Voi state vedendo tutto ciò, vero? Sì, è bellissimo questo dorato. Si chiama Ember, forse, no, si chiama Crinoline. Comunque il dorato. Si possono acquistare anche singolarmente le cialde di questa collezione, quindi se vi piace magari un colore e non vi piace tutta la palette, potete acquistarlo singolarmente. E quindi lo mettiamo qui. E nulla, quindi questo è stato il mio intervento. Mentre mi hanno addormentato stavo sognando, mi sono sognato un capitolo della mia fanfic, che infatti poi sono andata a scrivere, infatti quando mi sono svegliata avevo carta e penna, mi sono messa a scrivere. Infatti quando mi sono svegliata ho detto no, era il punto più bello del sogno, tipo vabbè. E niente, insomma, ti siamo tolti questo pensiero. Ora devo. Hanno mandato ad analizzare la cosa che mi hanno tolto, perché è una cosa che fanno sempre, mandarla ad analizzare. E quindi tra. Non si è capito se tra una settimana o tra un mese mi faranno sapere che cos'era la cosa che hanno tolto. Con un pennello, diciamo, da sfumatura, che è il blending eye brush della Elf, della linea base, vado a prendere il rosso che si chiama Maria Rita. Non scherzo, però è il mio colore preferito della palette, quindi avrebbero dovuto mettere il mio nome, si chiama Amber, il rosso. Lo prendo appunto con questo pennello, è molto scrivente, io dagli swatch lo vedevo meno scrivente, invece è molto scrivente, e lo vado a mettere all'angolo esterno dell'occhio, quindi vado a fare una V all'angolo esterno, stavo soffocando, ok, così. Se io zoom poi mi muovo e non si vede più la ripresa, quindi preferisco farvi vedere così e poi ingrandiamo, ve lo faccio vedere alla fine da vicino, quindi lo metto qui. E quindi questo è stato l'intervento, ce lo siamo tolti. Ora c'è l'altro pensiero dell'esame di Stato, che sinceramente quello sì che mi preoccupa. Cioè, per l'intervento ero tranquilla, per l'esame di Stato ho un po' d'ansia, un po' tanta d'ansia, per tutta una serie di cose. Non solo per l'esame in sé, però insomma, tra il fatto che ancora non hanno comunicato la sede e mancano 2 settimane, ma è sempre così qua in Sicilia, no? Tra il fatto che è la prima volta che devo andare a Catania e non è che la cosa mi entusiasmi particolarmente, non per Catania, ma perché non ci sono mai stata, quindi fondamentalmente... Né un paese che non conosco, una città che non conosco. Tra il fatto che devo prendere 2 o 3 autobus, dipende dove è la sede, per arrivarci, quindi devo stare una mattinata e un pomeriggio praticamente in autobus, perché devo arrivare da casa mia a Palermo e già ci vogliono 2 ore e mezzo. Poi da Palermo devo arrivare a Catania e non ho idea di quanto ci voglia, penso che ce ne vogliono altrettante se non di più, quindi si tratta di passare 5-6 ore su un autobus e, insomma, non è che la cosa mi faccia particolarmente impazzire, però ok. Ma ho preso un pennello da sfumatura e sto sfumando il rosso senza aggiungere colore, non ve l'ho detto perché mi sono dimenticato ovviamente. Sistemiamo l'angolo esterno così, diamogli una forma, ok. Dopodiché con lo stesso pennello lo pulisco su un tovagliolino di carta e vado a mettere un color tortora, che è sempre di neve, che io ho richiesto in omaggio, ed è Smoking, che è una cialda della palette Elegantissimi, che è questo tortora che adesso vi faccio vedere, che è questo qui. È un tortora, che non è così scrivente, cioè vedete, quando lo vai a prendere con le dita è più chiaro rispetto a come si vede nella cialda. E quindi lo vado a mettere nella piega dell'occhio un po', per dare un'ombreggiatura, con lo stesso pennello. Questo è un Simil 217, quindi vado a fare la mia ombreggiatura, mi sta venendo fame tutto ciò, ok. E quindi nulla, questa è la mia vita attuale. Infatti questa settimana sto registrando questo video, mi preparo con voi e poi devo registrare il video haul e il video sugli smalti di ottobre.
Perché poi non ho più tempo per registrare questa settimana e credo neanche la prossima. Poi, siccome ho anche il video sulle Yankee Candle pronto, che non so se avrete già visto, se vedrete dopo, o se vedrete dopo, come cavolo parlo. Ok, ci siamo. Se vedrete dopo, perché appunto non so in che ordine li caricherò, poi magari chiederò a voi su Facebook. E quindi per 2 settimane dovrei essere provvista. La settimana in cui io devo andare a Catania non ci saranno, non credo ci saranno video, oppure vediamo se riesco a registrare qualcosa. In settimana mi sono dimenticata il color panna. Scusate un attimo, sparirò dall'inquadratura 2 secondi perché devo prendere il color panna. Ok, rieccoci. Vado a mettere il mio fantastico 22 blockbuster sotto l'arcata sopraccigliare e direi che per la parte superiore abbiamo concluso con gli ombretti. Quindi il 22 blockbuster è questo, un color avorio matte della Essence. Cioè, da quando mi hanno detto che hanno chiuso l'OVS, c'erano OVS a una cinquantina di chilometri da dove sto io, forse ve l'avevo già detta sta cosa. Che non è, cioè io non è che ci andassi spesso, perché non, cioè in quel paese non ci vado spesso, però quando capitava che ci andavo per qualcosa, passavo sempre da lì. Ora che mi hanno detto che ha chiuso mi è venuta l'ansia, ho detto, Dio, quando finisco la matita nera come faccio? E quando finisco il 22 blockbuster come faccio? Quindi mi è venuta l'ansia, quindi vabbè. Devo arrangiarmi in altro modo, scusatemi un po' di... Ok, quindi per gli ombretti superiori abbiamo finito. Allora, ora matita nera all'interno dell'occhio e continuiamo con la parte sotto. Dove ho messo la matita nera? Matita! Tra l'altro, io vorrei che questo trucco mi durasse, ecco, l'ho trovata, fino a questo pomeriggio, perché questo pomeriggio devo uscire. Se cade la cipria faccio un danno assurdo, ok. Matita nera dentro l'occhio, siamo già 17 minuti, ve l'avevo detto che avevo voglia di parlare. La matita è la Long Lasting di Essence, io la amo questa matita, si è rotta la punta, quando si rompe la punta la amo un po' meno. Mi ha macchiato la palpebra, monella che non è altro. Allora, sistemiamo un attimino qui, ok. E quindi questo, mi ha macchiato la palpebra, monella. Quindi, io per metterla all'interno dell'occhio, chiudo l'occhio, la passo sopra, per la parte superiore, per la parte inferiore la passo così. Che farà un po' impressione, però. Ok, stessa cosa di qua. A voi com'è che sta andando la settimana? Tutto ok? Tutto bene? E nulla, insomma, praticamente ci tenevo. Non so se l'ho fatta, adesso mi sono persa. Ci tenevo a ringraziare le ragazze che mi hanno chiesto come stavo tramite messaggi privati su Facebook, sui vari social. Tra l'altro, piccola parentesi, io ultimamente non sto usando Instagram perché sono senza telefono. Dov'è l'altra matita? Perché mi perdo le cose, ok? Riga di matita sulla parte superiore a mo' di eyeliner. Diciamo, non sto usando Instagram ultimamente perché sono senza cellulare. O meglio, ho un telefono scassato, tipo un Nokia 33, tipo un Nokia 3330, ma non è il Nokia 3330. Quindi sono senza Instagram da tipo un mese, perché sono senza telefono da tipo un mese. Hanno suonato, ignorate il citofono. Anche perché so anche chi è, quindi lasciamo perdere, che apriranno giù. Ok. Vado a sistemare la riga di matita con un pennello. Quindi sono senza WhatsApp e senza Instagram. Tra l'altro, questo cellulare mi fa arrivare messaggi in ritardo, io non capisco perché. Cioè, per dire, una mia amica mi manda i messaggi alle 5 di pomeriggio, a me arrivano alle 10 di sera, mi è successo da 3 volte. Ho detto, guarda che... Infatti, stavamo parlando su Sky ieri sera, mi fa, su Sky, certo, e mi fa, dice, Mari, ma io ti ho mandato un messaggio e non mi hai risposto. Ho detto, ma guarda che non mi è arrivato niente. Infatti mi è arrivato mentre eravamo in videochiamata su Skype. Quindi non lo so, boh. Ora, devo andare a cambiare il telefono se riesco in settimana. Va bene, perché il mio praticamente ha subito un leggerissimo danno. Cioè, senza che né caduto né fatto niente, praticamente non funziona più. Si accende, sputa la schermata iniziale e si blocca lì. E poi non lo puoi più spegnere, devi rimuovere la batteria. Cioè, è una ciofeca pazzesca, va. Ma. Ok, ho finito di fare la riga di eyeliner, ho sistemato le sopracciglia e sto mettendo la terra, sto facendo un po' di contouring perché altrimenti veramente non finiamo più, perché già siamo arrivati a 17 minuti, non voglio che duri 30 minuti il video. Cioè, sebbene ci siano ragazze che mi dicono che gli piacciono i miei video lunghi, insomma, non mi sembra il caso di annoiarvi, anche perché già vi ho annoiata abbastanza con le mie chiacchiere. Sembro, non lo so, spettrale nella videocamera, non sono così bianca, giuro. Non sono così bianca come sembro. Ok. Allora, finiamo il trucco. Nella parte inferiore voglio provare la matita, sempre della stessa collezione, che si chiama Ego, sì, che è quella marrone con i glitterini dorati, che è bellissima sta matita. Vi faccio anche lo swatches, è così. È marrone con questi glitterini oro.
È molto bella. E la metto nella parte inferiore dell'occhio, però solo nella parte esterna, non arrivo fino all'interno dell'occhio. Diciamo che arrivo fino a metà circa. Vediamo un po'. È molto, molto, molto bella questa matita. Infatti, mi ero fatta i calcoli per i prezzi, perché erano usciti i prezzi prima della collezione, però erano i prezzi senza lo sconto. Poi, siccome hanno fatto gli sconti, diciamo, hanno fatto uscire la collezione con il prezzo di lancio. Il prezzo di lancio era più basso dei prezzi che avevano indicato. E quindi inizialmente dovevo prendere soltanto la palette e una matita. Alla fine, visto che c'erano gli sconti e venivano meno, perché la palette veniva a 14,90 e le matite venivano a 3,80 euro, mi pare, invece che 4,80 o qualcosa del genere, ho preso due matite alla fine. Vado a sfumare la matita con un pennello d'eyeliner pulito, sto facendo questo. E quindi ne ho prese due matite, sono stata contenta perché mi piacevano tutte e due, sia questa sia l'altra che ho preso, che adesso non mi ricordo come si chiama, quella sul malva. Comunque l'avrete già vista. E ciao pennello, è stato bello averti con noi. La sfumo un po' col dito. Ok. E poi vado a mettere il mascara. Adesso vi faccio vedere il tutto da vicino. Quindi, piegata di ciglia. Olè. Anche qui. Olè. Maria Santa, sta venendo lunghissimo. Come mascara vado a mettere questo qui che mi ha regalato Sandy. Io ti ringrazio sempre, Sandy. Io ti adoro, grazie. Me l'ha regalato lei. Questo qui di Essence, il Multi Action, non lo fanno più questo qui. Lei me ne ha regalati due, Sandy. Io ti adoro, tu lo sai, veramente. Perché non avrei avuto modo di reperirlo, perché appunto non lo fanno più da un po'. Quindi lo vado a mettere sulle ciglia. Io lo amo questo mascara. Ovviamente la riga di eyeliner mi è venuta storta, perché quando io registro deve essere così. E vabbè, fa niente, in fondo devo solo andare da ragioniere pomeriggio. Sì, esco per andare da ragioniere così. Ogni tanto la gente si stupisce quando io dico che con i trucchi che mi vedete nei video ci esco, ma tranquillamente, anche per andare a fare la spesa, non mi importa. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice: ma davvero tu esci truccata cioè, con un trucco così forte? Magari sia in quel caso un trucco forte. Sì, ragazzi, cioè, sinceramente non vedo dove sia il problema. Alla fine, adesso ce li ho 24 anni, se ne avessi 60, dice, vabbè, magari ti modelli un attimo, anche, non lo so, 50 forse. Però, insomma, alla fine io vesto, come dire, aspettate che un momento, il mascara è un po' emblematico per me. Diciamo, esco vestita sobria sempre, perché io metto sempre jeans e maglietta, l'ho già detta sta cosa, quindi non è che mi vesto appariscente, quindi se voglio un attimino osare di più col trucco, posso farlo. Sugli occhi lo faccio volentieri, sulle labbra non tanto, quando sono qui in Sicilia, perché vi ripeto, io abito in un paese piccolo, quindi quando la gente vede qualcosa di più vistoso ti guarda come se avessi un terzo occhio al centro della fronte. Quindi già metto un po' di mascara anche giù, già esagerare sugli occhi è tanto, quindi sugli occhi esagero, sulle labbra no, quindi per esempio rossetti rossi o troppo forti io non li metto quando esco di giorno qui. Però il trucco sì, alla fine non è pesante questo di oggi. Blush vado a mettere questo che mi ha regalato Chiara, che si chiama Renesmee Red della collezione Breaking Dawn di Essence, con un pennellino sempre di Essence, che è il powder brush, se non sbaglio, quello viola. Ne vado a mettere poco perché mi sembra abbastanza scrivente, benché sì, infatti, anche se non l'avevo provato prima, è abbastanza scrivente, quindi ne metto poco. Vi ripeto, a me non piace che si veda tanto il blush. Questo perché sono molto pallida, quindi se io metto il blush, già anche se si vede poco, la gente lo capisce che non è il mio colore. Perché io in genere vado, cioè, di colore naturale sono abbastanza cadaverica in faccia, quindi già così si vede che c'è il blush, anche se ne metto pochino. Ok, scusatemi se non vi guardo, però. Si vede? In videocamera non si vede niente, si vede più chiaro. Dal vivo è rosso, proprio rosso, rosso, rosso. Sulle labbra io avevo pensato rossetto rosso, però a questo punto non lo so. Che dite voi, rossetto rosso o un gloss nude? Proviamo un gloss nude che avevo preso. Avevo preso, sì. Avevo preso. Ignorate le voci che si sentono. Dove l'ho messo il gloss? Eccolo, eccolo. Proviamo un gloss nude di Bottega Verde. Prima devo togliere il balsamo labbra che avevo applicato sotto. Questo gloss nude si chiama Nude. Fantasia, portami via, che è questo qui. Vediamo. Olè. Sì, diciamo che andiamo di gloss nude per il momento. Ha dei glitterini dorati, questo gloss, che si vedono una volta che lo applichi. Però fortunatamente sono sottili, quindi non danno fastidio. Questi gloss di Bottega Verde mi piacciono. Parlare mentre si mette il gloss.
perché non sono troppo corposi, quindi aspetta, che sennò ok. Ok. Dicevo, non sono troppo corposi, quindi non appiccicano, non fanno effetto zombie o altre cose, filamenti, né niente, quindi ci piacciono. Io ne ho due, ho questo e l'altro chiamo Cotton Candy, che è rosato, quindi non mi dispiacciono. Poi costano poco, costano 2,90 euro se non sbaglio, quindi ci sta. E quindi, io ho preparato anche col rosso, quindi mi sa che adesso proverò con il rosso, quindi probabilmente nei successivi video mi vedrete truccata di rosso, con le labbra rosse, adesso vediamo. E quindi questo è il trucco, cioè io mi avvicino, io invece di avvicinare la videocamera, questo è il trucco occhi. Faccio vedere di qua. Finito. Vi piace? E nulla, questo è il risultato di tutto il viso. Niente, ragazzi, io vi ringrazio per la pazienza. Vi ringrazio per aver visto il video. Spero vi sia stato utile per capire un po' della come funziona la palette, eccetera. A me piace tantissimo. Cioè, questa è la prima volta che la uso, ma già mi piace tantissimo. Scusatemi se ho guardato l'anteprima per tutto il tempo del video, però ogni tanto mi fa disperare con la messa a fuoco la videocamera, ormai lo sapete. E quindi nulla, ragazzi, io vi mando un bacione grande, vi ringrazio per aver visto il video e se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!